Incontri ad iniziare da Pergocrema a San Benedettese possono appunto può partire il contributo di questa gara. Allora, mister, qua Pergocrema San Benedettese 2-1 è stata una partita davvero molto bella, ben giocata. Un primo tempo che è terminato sullo 0-0, come stiamo vedendo adesso alcune fasi di questa prima frazione, ma insomma le emozioni non sono mancate. Poi nella ripresa succederà davvero di tutto, perché il Pergocrema sbaglierà un rigore con Tarallo ad inizio partita, poi Cammarata al 65 darà il vantaggio per la formazione marchigiana. Poi adesso qui possiamo vedere il doppio legno da parte della formazione di casa, che insomma è andata davvero vicina al gol. E poi negli ultimi 17 minuti il pareggio per il Pergocrema con Bonaventura, e poi all'83esimo la rete della vittoria con Lenoci, che tra poco vedremo. Comunque la San Benedettese viene da un periodo negativo, però qui ha giocato una buona partita, ma Piccioni si è dimesso. Ma c'è da dire che chiaramente ho visto i pali, palo e traverse che hanno preso, chiaramente il primo tempo è stato dominato, probabilmente non meritava che se fosse entrato uno dei due legni si Forse discuteva il Pergocrema diversamente. poteva essere in vantaggio, anche se nel finale vede la San Benedettese cerca una reazione, però una bella partita, e anche qui sempre vicina la squadra marchigiana alla segnatura, però il gol non arriva. Parte meglio San Benedettese nel secondo tempo, ma poi ci sarà la grande occasione proprio per il Pergocrema con un rigore che però Tarallo se lo vedrà parato da Dazzi. Ecco, è difficile, no? Serie negativa per la San Benedettese, e ha deciso, ecco qua il rigore appunto, che tra poco Tarallo si farà parare da Dazzi, e Piccioni non se l'è sentita di proseguire. Ma sa, bisogna stare dentro per capire i motivi. Probabilmente non ci creda più la squadra, o ha capito, magari, o ha anticipato le mosse della società. Eh sì, Lui con tante volte. molta onestà, non lo so, bisognerebbe essere dentro per capire. E questo è Cammarata che va a realizzare l'1-0, sembrava fatta, almeno quasi certo un punto, perché al 65esimo ti porti in vantaggio, inizi a pensare di portare via un risultato positivo, e sfiori poi tra l'altro il 2-0. Evidentemente ha subito anche sul piano proprio mentale la Samba. E qua possiamo vedere, la Samettese ha avuto la possibilità di chiudere la partita, di portarsi sul 2-0, ha fallito dei contropiedi, insomma, che potevano avere miglior sorte. Il 2-0 avrebbe chiuso la sfida. Invece la formazione di casa ci ha creduto, e tra poco arriverà al pareggio con Bonaventura, e questo andrà a cambiare i minuti finali di gara. Ecco qua il gol di Bonaventura, è l'1-1. Poco dopo Lenusci. Anche il 2-1, certo, passare dal raddoppio, trovarsi sull'1-1 e poi prendere addirittura, come vediamo adesso, prendere addirittura il 2-1 è davvero tremendo, eh? È il calcio. Sicuramente, questo però è il calcio, appunto, come mi hai anticipato perfettamente. È un peccato perché comunque in ogni caso sarà una bella gara. Eh sì, gara davvero molto bella.